fare le diverse iniziative, con attenzione anche ai temi più recenti, quali quello dei corpi civili di pace, eccetera. Non è una cosa costosa, anzi in questo caso non era per niente costosa, però è l'essenza di quello che deve essere il ruolo che dobbiamo avere nel Mediterraneo. In questo momento la polemica è se i bambini che ho in classe da me, i miei ex bambini, adesso prossimi ai 18 anni o altro, hanno diritto a considerarsi italiani loro che parlano, pensano, sognano in italiano. E qua, pretendere di mettere in discussione questo è abbastanza criminale. Per adesso questo tira. E allora si spinge su ciò che può creare divisione, fare paura o altro, eccetera. Mentre invece la nostra vocazione è quella di ponte, la possibilità di costruire un futuro differente. Fra l'altro collegandoci anche alla fortuna che abbiamo avuto, noi da adesso in associazione diciamo siamo tutti premi Nobel, perché l'ultimo premio Nobel per la pace che è stato dato alle associazioni che compongono il cartello di associazioni dell'ICAN, che lavora per il bando delle armi nucleari. Qui ci si arrabatta sulla politica politicante e sulle minuzzaglie. Nel frattempo alle Nazioni Unite, 122 paesi, il 70% dei paesi del mondo, ha votato per l'abolizione delle armi nucleari. Considerare chi detiene, possiede, traffica, costruisce, minaccia il futuro impiego delle armi nucleari come criminale. Cioè i paesi maggiori, quelli del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Questo l'hanno deciso i paesi latinoamericani, i paesi africani, i paesi asiatici e via discorrendo. Adesso si è aperta la fase di ratifica, speriamo che il nostro paese dia seguito su questo e contiamo sull'impegno dei presenti anche nello spingere in tal senso, perché per esempio su questo si è pronunciata l'ANCI Sicilia, i 390 comuni della Sicilia, con la loro associazione hanno preso un impegno perché